Bene, ora che abbiamo dato un po' di cenni teorici e spero abbiamo fatto un po' luce su dei concetti che erano vaghi, dobbiamo applicare questi cenni teorici direttamente al nostro strumento. Come ti dicevo, le note sono sette e tra queste note ci sono distanze diverse, ovvero il tono e il semitono. Il nostro strumento funziona che tutti i tasti indicano un semitono, come ti dicevo, per cui se noi partiamo da Mi, saliamo di tasto in tasto e praticamente saliamo ogni volta di un semitono. Come puoi vedere nel libro, ci sono riportate tutte le note sulla tastiera, ok? Però prendiamo il Mi e facciamolo insieme, che è una cosa abbastanza semplice, ovvero parto da Mi, salgo di un semitono e ho Fa, salgo di un semitono Fa diesis, Sol, Sol diesis, eccetera, eccetera, così fino a che arriviamo al dodicesimo tasto dove abbiamo l'ottava, ovvero siamo riusciti a fare un tragitto di 8 note. Da questo punto in poi le note ricominciano allo stesso modo, quindi se qui ho Mi, qui avrò Fa, la stessa cosa che c'era dopo il capotasto, quindi Mi e Fa, la stessa cosa vale per tutte le corde. Ricordati che ci sono delle note importanti, come per esempio al quinto tasto c'è il La, che è la stessa nota della corda a vuoto. Questo è utile per accordarsi, no? Perché se queste due note combaciano, vuol dire che siamo intonati, se non combaciano dobbiamo accordarle o a orecchio, o ti consiglio all'inizio di usare sempre un accordatore. Andando avanti, nel libro c'è anche il concetto di tablatura. La tablatura è spiegata benissimo nel libro e con il supporto cartaceo vedrai che è facilissimo seguirla. Conta però che ho fatto una premessa secondo me importante, che voglio sottolineartela anche a parole. È importante conoscere il valore delle note che suoniamo. La tablatura non è per questo molto, molto efficace, perché non essendo indicate le note, e quindi come abbiamo visto nella lezione di teoria, non c'è la possibilità di scrivere 4 quarti e 2 quarti, ma c'è in realtà dove viene indicata, devo dire che è un po' confusa e comunque non puoi riuscire a capirla in maniera netta se non conosci i valori. Io ti consiglio di procedere con uno studio parallelo, cioè non affidarti soltanto alle tablature che scarichi, per esempio, da internet, ma affidati a entrambi, cioè cerca di migliorare le tue concezioni musicali e usa la tablatura come un mezzo comodo per trovare subito delle posizioni. Vedrai che questo metodo, che è poi lo stesso metodo che uso io, è molto efficace perché riusciamo ad avere una panoramica delle note e della loro posizione totale e non siamo penalizzati per una mancanza. Andiamo avanti e vediamo cosa succede impostando le mani.